Una volta all'anno ci viene a trovare a Biella Sara Rattaro per presentare i suoi libri. Normalmente l'abbiamo sempre incontrata in libreria, invece in questa occasione, un'occasione speciale nella cornice di Palazzo Ferrero. Peraltro Sara, sei la presidente di giuria del premio Bancarella quest'anno. Assolutamente sì, grande onore, grande riconoscimento, no? E insomma speriamo anche di fare un buon lavoro. Il premio Bancarella che tu hai vinto qualche anno fa. Sì, ho vinto nel 2015 con Niente Come Te, un momento importantissimo per la mia carriera, quindi felicissima di ritornare anche insomma con un po' più di esperienza e quindi felicissima anche di essere a Biella, devo dire la verità. Con due libri, sì. Ce li illustri? Certo, l'ultimo nato, andiamo a vedere il giorno, è il sequel, che ormai si dice così, di Non volare via, che è un romanzo che mi aveva portato tanta fortuna qualche anno fa, la storia di questa famiglia che esplode perché i sentimenti cambiano. All'interno di questa famiglia c'è Matteo, che è un ragazzino speciale nato sordo, e 10 anni dopo si ritrovano in Andiamo a vedere il giorno, dove Alice, che è la sorella di Matteo, si ritrova lei a essere, diciamo, al centro di una vicenda che la turberà moltissimo, ovviamente sempre in squadra suo fratello e i suoi genitori, che insomma ritornano per cercare di capirla, questa figlia, finalmente. Il titolo ha una storia particolare. Una storia particolarissima, perché una mattina mio figlio, che è un bimbo di 4 anni, mi ha svegliata dicendo: mamma, andiamo a vedere il giorno. E a me è sembrata una cosa bellissima, essendo un'ottima madre gli ho detto: stai fermo lì che chiamo l'editore che abbiamo il titolo. Vabbè. Ha 4 anni, quindi non legge ancora, no. Quando sarà più grande però potrà avvicinarsi ad un altro tuo libro. Beh, perché no, sentirai parlare di me, sarebbe anche bello che i ragazzi lo potessero dire, no? Con una certa convinzione, sentirai parlare di me. È la storia romanzata di una ragazzina che fa le scuole medie, che vuole fare la giornalista e che casualmente incontra un'altra giornalista che le racconta qual è stato il suo mito, il perché lei ha fatto questo mestiere. Il mito di cui le parla si chiamava Nelly Bly ed è stata la prima reporter investigativa della storia, una donna che alla fine dell'Ottocento ha cambiato la storia del giornalismo e ha cambiato anche la storia dei diritti delle donne, una storia che ha dimostrato grande coraggio e una grande forza. Anche in questo caso voglio raccontare ai ragazzi un sogno, la possibilità di realizzare un sogno partendo da storie di chi ha fatto tanto pur essendo persone in carne ed ossa come noi e chissà cosa aspetta nella loro vita. Chiudiamo, tu sei di Genova, ho letto il tuo articolo dopo il crollo del Ponte Morandi, sono state scritte tante parole, posso anche dire qualcuna anche a vanvera, il tuo articolo mi ha molto colpito. Com'è da genovese adesso vedere questo moncone? Da genovese è una ferita, io credo che sia una delle ferite più profonde. Come tutte le ferite si rimarginerà, ma ne resterà una cicatrice. Noi siamo molto molto scossi, colpiti, è un pezzo di cuore che se n'è andato, siamo stati increduli, però abbiamo reagito come sappiamo fare, con credo grande umiltà, grande anche delicatezza, senza sbandierare il nostro dolore a modo nostro. Ci siamo riuniti tutti intorno alle vittime con la piena coscienza che siamo dei sopravvissuti, ognuno di noi poteva essere su quel ponte in quel momento e di questo noi nutriamo un grandissimo rispetto. Sì, anche perché chi abita lì lo fa sempre, cioè centinaia di volte si passa e quindi non poteva non essere così. Va bene, torniamo ad essere allegri e adesso con l'associazione Voci di Donna seguiamo la presentazione dei tuoi libri. Grazie a voi.